La Serie C Silver è davvero ad un passo. Per conquistarla bisognerà continuare a giocare quella pallacanestro concreta ed essenziale che ci ha condotto fin qui. Cerca di tenere i piedi per terra il coach della cestistica Barletta Gino Degni, ma è evidente che la vetta del girone B della pool promozione di Serie D, conquistata con la larga vittoria di Monopoli, pone i biancorossi davanti alla possibilità di chiudere il discorso promozione già nel match di sabato pomeriggio al Pala Marchiselli contro l'Adria Bari, una sfida a questo punto davvero fondamentale. È una sfida fondamentale, come lo sono state tutte le altre partite che abbiamo giocato finora. Non abbiamo ancora fatto nulla, dovremmo ancora fare quello che ci siamo preposti, cioè continuare a giocare bene, continuare a difendere bene per portare a casa sempre quanti più punti possibile. E questa sfida passa tramite questa partita di sabato contro una ottima squadra, perché a Bari quando abbiamo giocato abbiamo vinto, ma abbiamo sofferto parecchio perché il Bari ci ha messo spesso in difficoltà. E quindi dovremmo stare molto attenti e non lasciarci prendere troppo da euforie o quant'altro, e mantenere sempre i piedi per terra per portare a casa i due punti che ci servono per continuare questo cammino che abbiamo intrapreso. In caso di successo contro i barisi e concomitante sconfitta di Foggia sul campo del CUS Bari, per i biancorossi la Serie C Silver diventerebbe realtà con un turno d'anticipo, rendendo inutile la sfida di Foggia in programma nell'ultima giornata, che comunque, se giocata con due punti di vantaggio in classifica, vedrebbe Stevens e compagni nella posizione di dover difendere lo scarto di 42 punti accumulati nella sfida d'andata, vinta 101-59 al Pala Marchiselli. Una situazione ottimale dunque per la cestistica, chiamata però a non abbassare la guardia. Sono uno che lavora sul campo, mi piace lavorare, però i risultati li tiriamo alla fine di questo girone. Non sappiamo se domenica o domenica prossima, però ripeto, noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di situazione tecnica. Siamo pronti anche a giocare a Foggia, siamo pronti a giocare sabato senza paura, senza timore, perché questo noi non lo dobbiamo assolutamente avere, ma con la consapevolezza che abbiamo fatto un grande lavoro e continueremo a farlo anche successivamente.